Catania! 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 È il grido che ci piacerebbe ascoltare domenica allo stadio. Un urlo che sarebbe bello fosse messo da un Angelo Massimino pieno, come ai tempi della Serie A o dei match clou dei playoff. Purtroppo non sarà così, perché la tifoseria organizzata rossa-azzurra, sia quella della curva nord che della sud, ha deciso di disertare l'impianto di Piazza Spedini, lasciando così il Catania orfano del suo sostegno e calore. Un vero peccato, perché la decisione degli ultras settennei è principalmente il frutto di una manifesta ostilità nei confronti dell'attuale dirigenza targata Pulvirentilo Monaco e non nei confronti della squadra di Lucarelli, che possiamo dire pagherà per colpe non sue in un momento in cui ha un disperato bisogno del supporto e dell'amore dei suoi tifosi. Un vero peccato, anche perché l'essere tifoso significa aggiungere un elemento importante alla propria identità. Significa identificarsi con la propria squadra e vivere la sua storia come la propria storia. Tifare dunque è un modo per riconoscersi e proprio per questo non dovrebbe accadere, come nella vita di tutti i giorni, che qualcuno o qualcosa possa portarci a privarci della nostra identità e di quello che ci regala emozioni ed entusiasmo. Del resto, come diceva l'imperatore romano Marco Aurelio, il modo migliore per difendersi da un nemico è di non comportarsi come lui.